Marco D'Angelo vidi un'informativa della squadra mobile dove in un'intercettazione, e qui mi fermo, c'erano alcuni soggetti di cui uno morto in uno scontro, stato ammazzato, baficchio tanto per fare un nome, e che parlavano di me in un'intercettazione sul servizio che era stato fatto a me di un ignoto imprenditore balneare che invece di dirgli grazie gli ha voltato le spalle. Mi fermo qua. Ora, io ritengo e non condivido la questione che oggi esiste il metodo mafioso che è proprio penetrato in maniera molto, devo dire, sistemico e pervasivo nella società, e che ha consentito questo, per quanto riguarda la gestione del demanio marittimo, che è diventato un simbolo marcio in tutta Italia, che purtroppo vedremo che non è il solo, ma essendo la capitale è il simbolo marcio della gestione del demanio marittimo, ma non solo, per tanti aspetti che attengono invece la gestione della macchina amministrativa. Nel 2006 non c'è solamente il Consiglio di Stato, nel 2006 fu approvata dal Parlamento una norma nella legge finanziaria, l'articolo 1, il comma 251, lo conosco molto bene perché in quei 18 mesi, 11-18 mesi della mia vita che fui parlamentare della Repubblica, lo scrissi io quell'emendamento, me lo ricordo a memoria, e fu un confronto molto serrato con l'allora ministro del turismo Francesco Rutelli, che presentò invece una norma che era una norma che in una certa maniera fotocopiava quello del precedente ministro Tremonti di dare le concessioni delle spiagge ai famosi 99 anni. È un lapsus che in realtà ci sta, perché parliamo di pochi spiccioli per quanto riguarda i canoni di concessione dei magnali. E quella norma parlava in maniera molto, molto chiara che è fatto obbligo per il concessionario garantire il libero e gratuito accesso alla battigia anche ai fini della balneazione. Dopo quegli anni ho avuto una fitta corrispondenza con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che ha la competenza per la gestione del demanio marittimo, ai quali facevo presente che quella norma veniva sistematicamente disapplicata nelle ordinanze dei sindaci o delle regioni se non era stata fatta la delega ai comuni per quanto riguarda il demanio marittimo, perché il cittadino, la famiglia che si rigava al mare e che voleva andare a fare il bagno veniva sistematicamente cacciata dicendogli la seguente frase: puoi raggiungere la battigia, non ti puoi fermare, fai su e giù. Allora la cosa è veramente umoristica, se non da piangere, fantoziana, perché cosa significa questo? Significa che una persona che non vuole pagare il biglietto dovrebbe uscire, secondo questa logica, l'ho scritto al Ministero delle Infrastrutture, uscire di casa con il costume di bagno, se la Polizia Municipale non gli contesta l'oltraggio al pudore durante l'avvio, il percorso per arrivare allo stabilimento balneare, farsi il bagno, uscire e ritornare a casa perché non può stendere il proprio asciugamano. Perché tutto ciò perché accade in queste situazioni? Accade perché ad Ostia c'è una stata progressivamente una saturazione degli stabilimenti, per cui non esistono più spiagge libere. E allora il cittadino che cosa deve fare? Deve combattere, ma a un certo punto non tutti i cittadini che vogliono portare la propria famiglia gli va dalla mattina alla sera a stare a litigare, quindi si arrendono. Ma qui il compito dovrebbe essere di un'amministrazione che manda i controlli e applica la legge. Questo non è accaduto e la legge dice questo, ma c'è anche un altro comma che in questo paese è stato totalmente disapplicato, che è quello successivo, che dice, proprio in ragione di questo elemento, che in Italia, e non solo Ostia, vi è stata una progressiva saturazione, una progressiva cementificazione delle nostre spiagge, che non ha precedenti in Europa, e poi farò anche degli esempi su questo, che ha portato con quel comma, che io penso importante ma totalmente disapplicato, a dire questo: è fatto obbligo per i comuni o le regioni, se non c'è la delega, realizzare i piani di utilizzo degli arenili, realizzando un equilibrio corretto tra spiagge libere e spiagge in concessione. Questo equilibrio non c'è, c'è uno squilibrio, ecco perché c'è. Quindi non si tratta di essere contro la visione di uno stabilimento, si tratta di essere contro con chi continua a speculare, a fare un grande business. Ma di quale business parliamo? Allora, parliamoci chiaro, non lo dice Angelo Bonelli,
lo dice il bilancio dell'agenzia del Demanio, pubblicato alcuni mesi fa. Bilancio quindi del 2015, pubblicato a marzo, aprile, se non ricordo esattamente, del 2016. Ebbene, l'agenzia del Demanio dice che dagli stabilimenti balneari in Italia, che secondo una stima e una ricerca di Nomisma dovrebbero portare allo Stato italiano ben più di quello che vi sto per dire, perché c'è un fatturato che torna ai 15 miliardi di euro, ebbene lo Stato italiano dalle oltre 7-8 mila concessioni demaniali incassa 101 milioni di euro l'anno, con un'evasione pari al 49%. Con un'evasione pari al 49% significa che il 49% di chi ha la concessione non paga, 49% di tutta Italia. Ma quanto pagano oggi sulla base della riforma che è stata fatta, che divide in due fasce A e B? Quanto si paga oggi allo Stato chi in realtà poi fattura 3, 4, 5 milioni di euro? Vi faccio un esempio, così esco fuori di ossia, perché sennò a papagni ne parlo abbondantemente spesso. L'altro giorno, non so se molti avranno visto, spero pochi, perché francamente è stato un colpo allo stomaco, quella trasmissione che parlava di ricchi e famosi, e c'era quella imprenditrice che diceva che lei non si sarebbe mai potuta sposare con un idraulico perché non poteva essere mai al suo livello, al di là della sua concezione di amore e quant'altro che attiene a lei non me ne frega niente. Lei andava al Twiga. Il Twiga è lo stabilimento balneare di Briatore, Sant'Anchè e altri. Quella concessione viene pagata allo Stato la bellezza di 13.000 euro l'anno, che viene a sua volta subconcessa a Briatore, a Sant'Anchè, per la cifra di 400.000 euro l'anno. Penso che non esista nessuna attività economica, nemmeno nei derivati, nemmeno nella speculazione finanziaria di borsa, che consenta una possibilità di capitalizzazione di un profitto così elevato che ti possa portare da 13.000 euro l'anno a 400.000 euro. Cioè, io ho la concessione a 13.000, la do a Briatore per 400.000, fate voi i conti di quanto guadagna. Ma voi pensate che Briatore e Sant'Anchè dà 400.000 euro l'anno a quel signore che si... No, che la paga 13.000 perché è Babbo Natale? No, non è Babbo Natale. Babbo Natale è lo Stato italiano, che consente di fatto nelle concessioni demaniali di affittare, e queste sono le cifre, a un euro metro quadro l'anno gli stabilimenti dove nella totalità sono fascia B. Allora è evidente che anche la mia nipotina è in grado di fare l'imprenditrice a questi livelli. Non devi essere, non devi aver fatto, studiato dove. Fai l'imprenditrice con i soldi e i beni dei cittadini italiani. Allora, prima questione, inammissibile che questi signori facciano i milionari, incassano tutto questo livello proprio di soldi, non dando allo Stato quello che è dovuto. Seconda questione, che riguarda la questione della Bolkestein. Ora, viene detta, sono state dette una serie di cose che io non condivido per niente. Io la Bolkestein non la condivido perché sono contro la liberalizzazione dei servizi pubblici, specialmente in settori essenziali per la vita pubblica del paese. Ma in questo caso la Bolkestein potrebbe essere uno strumento che potrebbe aiutare lo Stato, i comuni e le regioni a riportare ordine. Che tipo di ordine? Ma innanzitutto fare in modo che il lavoro, ad esempio, che Sabella ha fatto non sia un lavoro che sia andato vano, e di dire: tu hai fatto gli investimenti, non dico una parolaccia, che me ne frega. Per me la cosa interessante è che quando io metterò il bando, il criterio che deve essere messo nel bando deve essere il criterio di un ripristino ambientale, di un ripristino della visibilità, di un ripristino del paesaggio. Ma voi lo sapete che in Francia esiste una fondazione di diritto pubblico che si chiama Conservatoire du Littoral, significa conservazione dei litorali. Analoga fondazione esiste in Inghilterra. Nella patria del liberismo economico, gli Stati Uniti d'America, nelle spiagge di Miami Beach o nelle spiagge di Santa Monica e quant'altro, non esiste una dinamica di questo tipo. Qualcuno obietterà: ma sono spiagge immense. Ma anche le nostre coste sono immense.
In Brasile, dove ci sono state le Olimpiadi, tra Copacabana e Ipanema, non c'è differenza di classe o sociale se andare al mare. Vai al mare, ti prendi il lettino, puoi venire dalla favelas, puoi venire dai parioli, ma vai al mare insieme a tutti gli altri. Ruspe da tutte le parti, adesso vi stupirò, no, non sono per ruspe per tutte le parti, sono però affinché i furbi che in questi anni hanno ingrassato i loro conto correnti, magari li hanno portati anche in Svizzera, sia ripristinato un principio, anche perché non sono d'accordo. Non sono d'accordo quando si dice che si fa l'emendamento in cui si riconosce gli investimenti fatti. Perfetto, si riconosce gli investimenti fatti. Ma dove sta scritto? In quale piano regolatore stava scritto? Nel piano regolatore di Roma non stava scritto che Papagni poteva fare quello che poteva fare. Gliel'hanno fatto perché hanno avuto amministrazioni compiacenti, centrodestra e centrosinistra. Perché purtroppo il fatto che citava prima Sabella delle concessioni venticinquennali è accaduto in un fatto in cui c'era il centrosinistra, con un assessore di centrosinistra, di sinistra. E allora penso che se si vuole fare un'operazione corretta dal punto di vista anche del profilo turistico, si dice ma Ostia non viene turismo, perché dovrebbe venire a... cioè qualcuno mi deve spiegare, qualcuno qua che si alza la mano mi deve spiegare la ragione per quale un inglese, un francese, un tedesco, un americano deve venire in albergo Ostia, perché? D'estate, perché cosa? Per vedere quel livello di degrado incredibile e inaccettato, oltre il livello di assenza di rispetto delle regole, dove c'è vige la regola del diretto del più forte e dove il muro ha questa frase che noi abbiamo coniato tanti anni fa, il cosiddetto lungomuro, è diventato un elemento in cui conservi i privilegi? Per quale motivo dovrebbero venire? Io conservo ancora un filmato, ed era il 1999, quando noi abbiamo organizzato un referendum autogestito, di un gruppo di turisti danesi che stava facendo la fila per entrare allo stabilimento Venezia. A un certo punto, scocciati, se ne sono andati via, è successo un parapiglia, è venuta la televisione e quant'altro, perché è evidente che non esiste da nessuna parte una cosa di questo genere. Allora, oltre ad aver fatto una descrizione, visto che c'è un deputato del Partito Democratico che sta lavorando in questa direzione, io mi permetto di suggerire questo. Attenzione, se si vuole rilanciare il turismo nel nostro paese, dobbiamo farlo innanzitutto recuperando la bellezza. Recuperando la bellezza noi avremo turismo. E recuperando la bellezza avremo anche turismo di qualità, e nella qualità non c'ha la differenza, non intendo la differenza sociale o la differenza economica tra chi c'ha soldi o non c'ha soldi. È un elemento fondamentale, e la bellezza ad Ostia passa attraverso il recupero della fruibilità, punto primo della visibilità, punto secondo dell'accessibilità, punto terzo della compatibilità delle strutture, perché la compatibilità delle strutture stava scritto nelle concessioni demaniali. Se si va a leggere le concessioni demaniali, ci sono passaggi in cui ci sono scritte che le strutture dovevano essere rimovibili, chiaro? Dopodiché siamo arrivati al punto di avere anche le ville ad Ostia, le abitazioni ad Ostia, e meno male che sono nate tante realtà, associazioni che a Ostia si battono, associazioni Mare Libero, tante persone che si battono per fare in modo, perché questa non è una battaglia di uno, è una battaglia di tutti i cittadini. Ecco, io vedo, e concludo, una grande, poi veramente una cosa, una grande discrasia veramente incredibile. Fermo restando che poi sul tema delle cooperative sociali nella gestione del demanio marittimo ad Ostia c'è stato un livello incredibile di inquinamento, mettiamocela così, ma dopodiché ci stavano anche quelle cooperative che erano veramente cooperative sociali che ci hanno rimesso le penne. Ma una domanda spontanea, ma perché le cooperative sociali negli anni passati, quelle veri, hanno fatto il bando e il signor Papagni non ha mai fatto un bando in vita sua? Perché le concessioni, tanto per farci capire, le hanno avute direttamente a trattativa privata con la Capitaneria di Porto prima del 1999, quando non c'era ancora la delega alle regioni, e andavano direttamente alla Capitaneria di Porto. Faccio immaginare che cosa può essere successo.
E immagino pure, immaginate pure quello che è successo in alcuni stabilimenti balneari, dove sono penetrati attraverso meccanismi chiari, che sono le scritture private, sono entrati usurai e malavitosi nella gestione diretta di stabilimenti balneari, che non sono solamente il Fabric Fitch dei fasciani o altri. Pensate alle intimidazioni, alle bombe carta lanciate allo stabilimento Il Capanno. Pensate a tutti questi segnali che sono segnali chiari. Pensate che nel litorale romano in 4 anni ci sono stati 40 attentati ai danni di stabilimenti balneari da Nettuno fino ad arrivare a Focella. 40, una cosa incredibile, sembra una roba veramente da guerra mafiosa. E allora, veramente, lo dico, attenzione, riconoscere gli investimenti fatti senza fare una verifica di chi ha rispettato la legge, di chi ha rispettato il piano regolatore, di chi ha commesso abusi e di chi dovrebbe, non rispetta quel comma famoso del riequilibrio. Che facciamo allora? Noi facciamo, pensiamo, immagino Dossi, veramente mi fermo, si fa il riconoscimento a tutti quanti di questa roba, il lavoro temerario, eroico di Sabella si va a fottere, perché poi alla fine verranno riconosciute legittimamente quelle concessioni e quando li mandi via. Allora però abbiamo dimostrato che se l'amministrazione va là, indaga, capisce che cosa è accaduto, il rischio che ad esempio su Ostia questi personaggi, da una norma di questo tipo, perché siccome non si possono fare norme ad personam e nemmeno ad località, insomma, che verranno, come dire, privilegiate e premiate in una situazione di questo tipo. Quindi si tratta di mettere dei criteri molto precisi, stringenti, che mettono al centro la questione della fruibilità ambientale, dell'accesso e del riequilibrio tra spiaggia in concessione e spiaggia in libera, che ad Ostia non c'è. Ad Ostia va recuperata questa questione. So che è una sfida molto, molto difficile, molti cittadini la combattono da anni, ma proprio perché la combattono da anni, le difficoltà di Sabella dimostrano che Ostia c'è un metodo mafioso che ha individuato nel lucro degli stabilimenti banari una loro capacità di azione e una sponda politica molto forte. Onorevole, brevemente voglio dire una cosa. Molto brevemente, sì, no, cioè quei criteri non mi convincono. Mi convincono per questo motivo, lo spiego. In primis c'è un aspetto generale, che è bene che sappiamo tutti, che questi signori, l'80% dei casi, non ha fatto una gara di evidenza pubblica per avere quelle concessioni. Per cui quel ragazzo, quella ragazza che state là, se volete gestire le spiagge, va attaccata al tram, perché è come se ci fosse un meccanismo di monarchia, di padre in figlio, di padre in figlio, e oggi con una legge di questo genere si sancirà in maniera chiara che in questo paese è demanio marittimo e si viene gestito senza gara di evidenza pubblica. Primo. Seconda questione, sul tema della ecocompatibilità delle strutture, potremmo scrivere enciclopedia, un po' di esperienza, come possono essere alcune strutture passate come ecocompatibili, poi erano un cazzotto allo stomaco. Ma detto questo, però, partiamo dall'esistente. Come fa la norma che si sta scrivendo nei criteri della legge delega ad assumere ad esempio un'altra norma dello Stato, che è il comma 252 della finanziaria, che parla di riequilibrio tra spiagge libere e spiagge in concessione? Come fa? Cioè, voglio dire, prendiamo il caso di Ostia. Il caso di Ostia è un elemento drammatico di saturazione delle concessioni che possiamo intuire di come sia avvenute attraverso meccanismi non certamente di buona amministrazione, mettiamola così, voglio essere educato. Come fa oggi il legislatore a trovare non una soluzione su Ostia, in questo caso quindi da una risposta indiretta a Calapà, ma a trovare una norma che valga per tutti gli italiani, perché il Parlamento legifera per tutti gli italiani, in cui applichi quella norma, vale a dire dica che laddove in quei contesti c'è la saturazione tra spiaggia libera e spiaggia in concessione, lo Stato italiano, quindi in tutte le sue articolazioni, il governo nazionale, la regione e il comune, lavora affinché sia data ai cittadini quella spiaggia e sia riaperta la visibilità, la visuale, perché so come andrà a finire, perché pure quando c'era la Gabbanelli, che fece un famoso servizio sul Report con le telecamere nascoste da Papagni, che a momenti che aveva di fatto picchiato il giornalista, poi siccome sono
bravi da questo punto di vista a dire tutto il contrario di tutto, il giorno dopo invece in diretta disse no, ma noi facciamo entrare tutti, andare al mare è libero, nessuno viene interdetto e quant'altro. Quindi guardate, lo dico con molta franchezza, la questione è questa: in alcune parti del paese, che non è solo Ostia, c'è stata un'invasività, una speculazione incredibile. Quindi il tema è, di fronte a una proroga di questo genere, una legge delle questioni, come si riesce a ripristinare lo Stato di diritto e l'equilibrio di una norma dello Stato? Onorevole telegrafico, Alfonso, sto che stai scalpitando. No, chiedo scusa. No, ti faccio concludere. No, due cose, perché allora, intanto è una legge delega dove sulle materie urbanistiche ci sono dei ruoli ben precisi, quello dello Stato, quello delle regioni e quello dei comuni. Tanto per essere chiaro. Quindi questa è un'opportunità che viene data per dotarsi tutti, per far dotare tutti di strumenti urbanistici che ad oggi non ci sono, i cosiddetti PUA, piani del litorale, piano spiaggia come si chiama nella nostra regione e quant'altro, non tutti li hanno. E quindi prima di procedere la fa con un tempo specifico, e non significa che questi ci stanno lì, significa che questi dovranno rifare la gara, ci hanno i requisiti per fare la gara rispetto a quello che dicevo prima. Prima cosa. Seconda cosa, però voglio ricordare una cosa, ci sono 30.000 concessioni in Italia, 30.000, non sono 8.000, sono 30.000 le concessioni, sono 30.000 imprese, microimprese, che in tutta Italia si sono determinate nel tempo con degli affidamenti che poi dopo sono andati avanti col cosiddetto diritto di insistenza, a cui fortunatamente si è posta fine. Bene? Ora, se noi diciamo che ci sono 30.000 imprese che si sono approfittate e che non hanno dato niente, commettiamo un errore, perché non riconosciamo il lavoro di gente. Vi dico cos'è accaduto dalle mie parti, nel Veneto, dalle altre cose. Ci sono stati i mezzadri, che erano quelli che lavoravano la terra, al 50% per essere chiari, sono stati loro che si sono spostati dai poderi che lavoravano verso il mare, che era un luogo malsano, un luogo che non era riconosciuto come tale, che è stato recuperato e stato portato avanti in termini imprenditoriali in modo prevalentemente positivo e produttivo per il paese. E questo non possiamo dimenticarlo.